Bella a tutti ragazzi, sono Vector Italian, siamo qui in un nuovo video dove parleremo di come scaricare ed installare FIFA 16. Ragazzi, per prima cosa dovremo andare nel link che vi lascerò in descrizione, che sarà il mio sito, andremo nella sezione download file video, scaricheremo demo FIFA 16 gratuita, ci troveremo in questa sezione, noi faremo scarica Origin e scaricheremo ed installeremo Origin. Ovviamente dovremo essere registrati, sarà una registrazione molto veloce che andremo qua, registrati. Ragazzi, una volta installato Origin, lo apriremo appunto dal nostro desktop. Si avvierà appunto, noi dovremo appunto fare il login con il nostro account. Io metterò la mia password. Una volta entrati nel nostro account, appunto, si aprirà una schermata di Origin che ci permetterà appunto di scaricare la nostra demo gratuita appunto di FIFA 16. Andremo nella sezione negozio, giochi gratuiti, demo e beta. Troveremo qua e faremo scarica e così ci partirà il download di FIFA 16. Una volta scaricato FIFA 16 ci troveremo nel desktop con scritto FIFA 16 demo. Benissimo ragazzi, poi torneremo nel mio sito che e troveremo FIFA 16 full. Sarà un file torrent che ci permetterà di scaricare FIFA 16 appunto torrent, che sarà la Super Deluxe Edition che ci permetterà di sbloccare dalla FIFA 16 demo alla FIFA 16 appunto completa. Dovremo anche scaricare Data FIFA 16, che lo troveremo sempre nel mio sito. Andremo su Data tramite download file video, cliccheremo sul terzo link, si aprirà una pagina mega e noi faremo scarica tramite il browser. Si scaricherà questo file che sarà un file da estrarre. Avvieremo il download del torrent, ovvero dovremo scaricare tutti i file. Una volta finito di scaricare faremo doppio clic sul torrent, faremo continua e ci troveremo con tutta questa serie di file. Noi faremo setup, esegui e appunto eseguiremo una normale installazione. Vi ricordo di ricordarvi appunto dove installerete FIFA appunto 16. Voi lo scaricherete, lo installerete e selezionerete dove vorrete installarlo. Poi vi comparirà due icone sul desktop, ovvero FIFA 16 Super Deluxe Edition. Dovremmo fare clicco destro sul appunto sulla Super Deluxe Edition e fare apri percorso file e troveremo tutti i file. Abbasseremo, andremo su FIFA 16 Demo, apri percorso file. Così avremo i due appunto file con la Super Deluxe Edition da una parte e uno con la demo da un'altra. Se dovremo selezionare tutti i file da un lato, ovvero appunto selezionarli tutti, fare clicco destro, copia. Poi andare sulla qui, andare nella cartella di FIFA 16 Demo, come potete vedere, e fare clicco destro, incolla. Quando vi chiederà di copiare i file, voi dovrete selezionare non copiare, infatti dovrà solamente copiare i file che non ci sono su FIFA 16 appunto. Faremo non copiare, ne faremo ignora, non copiare. Così non copierà nessun file. Ragazzi, se non dovreste trovare appunto la cartella di FIFA 16, vi dico che dovrebbe essere su Program File, sul vostro disco locale Origin Games, FIFA 16 Demo. Così vi troverà appunto tutti questi file. Poi ragazzi dovremo andare sempre sulla FIFA 16 demo, DLC, data, selezionarli tutti e due e cancellarli. Poi dovremo andare sulla Super Deluxe Edition, selezionare data e DLC, copiarceli e incollarli sulla cartella demo. Poi dovremo andare su DLC e cancellare DLC PoDLL, sì, cancellare PoDLL. Poi andremo su Data FIFA 16, Data FIFA 16, punto qua, data, sulla parte demo, selezioneremo i due file e li incolleremo. Faremo sì. Benissimo ragazzi, una volta appunto finito tutto questo processo, ci troveremo con la versione demo sbloccata, quindi non ci servirà più la FIFA Super Deluxe Edition. Quindi potrete andare su pannello di controllo, disinstallare un programma e potremo cancellare tranquillamente FIFA 16 Super Deluxe Edition. Qua Super Deluxe Edition potrete selezionarlo e disinstallarlo. Adesso dovremo tornare sempre su Origin, avremo questa qua, e dovremo andare su Origin e vai offline, perché appunto potrebbero sgammarvi appunto che questa vostra versione è piratata e quindi potrebbero cancellarvi tutti i file. Comunque io vi consiglio sempre di andare su impostazioni, apri centro connessioni e reti, andare su impostazioni scheda, clicco destro sulla scheda locale e disabilita, così avremo proprio la sicurezza, o altrimenti staccare direttamente il cavo LAN
Cliccheremo gioca, ci partirà appunto questa sezione italiano e impostazioni del gioco. Io appunto faremo gioca e ci partirà appunto FIFA 16. Come potete vedere ragazzi, appunto mi si sta avviando FIFA 16. Appunto, come potete vedere, noi cliccheremo, chiameremo spazio. Come potete vedere, questa qua è la prima partita che noi in questo caso salteremo, perché non, a me sinceramente non mi interessa. Ci controllerà la connessione, non ce la troverà, faremo crea nuovo profilo e noi appunto scriveremo il nostro nome. In questo caso scrivo Roberto Italia. Infine, qua così a caso, tanto. Come potete vedere ragazzi, questa qua è la schermata di FIFA 16 e potremo proprio giocarci. Purtroppo non c'è l'online, perché craccare anche l'online sarà ancora più difficoltoso, però se ci riuscirò vi porterò il tutorial. Ragazzi, spero che il video sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Mi raccomando, in descrizione per supportarmi, lasciate un like alla pagina di Facebook, commentate appunto qui sotto, commentate anche sul sito, sta arrivando anche un nuovo sito che sto aggiornando, però non è importantissimo. Ragazzi, spero che mi supportate tantissimo in questo tutorial, perché è stato veramente difficilissimo riuscirlo a craccare. Mi raccomando, l'iscrizione per supportarmi e ciao belli!